Ciao a tutti ragazzi, sono Diflo di IO Review. Allora ragazzi, ci andiamo a sparare un'altra partitina con Modern Combat 5. Tra l'altro ragazzi, non ho fatto video in questi giorni perché praticamente in realtà avevo fatto un video l'altro giorno, l'avevo pubblicato, soltanto che c'è stato un errore nel caricamento, ero convinto che fosse stato già pubblicato, in realtà non lo ha fatto e purtroppo l'avevo già cancellato, quindi provo a rifarlo. Praticamente ragazzi, avevo fatto un'altra delle missioni speciali del capitolo 2, che il capitolo 2 nelle missioni speciali abbiamo fatto la prima, che il compito che avevamo era eliminare il nemico e metti a segno 3 colpi alla testa e ce l'avamo riusciti, e esegui una serie di uccisioni, che questo ad esempio non ce l'avamo riusciti a fare, una serie di uccisioni. Altra cosa, quello che voglio andare a fare adesso è la seconda tappa del capitolo 2 delle missioni speciali, che dobbiamo eliminare i nemici in tutte le stanze, e liberare un ostaggio, e vedremo come fare, e spara al nemico in fuga. Quindi vedremo. In realtà ragazzi, questo qui sembra proprio una sorta di addestramento, quello che è il capitolo 2 almeno, speriamo che non sia tutto così. Sicuramente è un bene, perché così impariamo pian piano a diventare sempre più efficaci nella strategia. Comunque andiamo a spararcela subito ragazzi. Purtroppo non riesco a fare una modalità online, che era quello che volevo fare, perché sono fuori casa e tra l'altro in un punto dove non prende benissimo, dove io in realtà potrei giocare anche online quando sono fuori, perché avendo fatto il jailbreak e avendo installato un pacchetto che inganna il mio iPad facendogli credere che è in wifi quando non lo è, praticamente mi permette di giocare anche in wifi e mi permette di giocare anche nella modalità online, come facevo anche con MC4, soltanto che qui sono veramente in una zona dove non prende un cacchio e quindi mi salta continuamente. Ci ho provato. Comunque, bando alle ciance, partiamo con la partita ragazzi. Si parte. Siamo sempre nel tempio. Tocchiamo per iniziare. Si parte ragazzi. Cerchiamo di fare una bella partitozza. Vediamo cosa riesco a fare. Ah, cominciamo bene, proprio. Ecco che ci spariamo questo bel rallenti. Stanza numero 2. Granata. Un po' sempre la stessa scena. Ok, dobbiamo sparare alla testa del nemico per salvare l'ostaggio. Bam! No problem. Ultima stanza, ragazzi. Ok. Oh cazzo. Non ho guardato bene, ragazzi. Ho sparato alla testa praticamente l'ostaggio. Sono partito. Peccato. Ok ragazzi, si ricomincia da capo, ci fa ricominciare praticamente tutto da capo, dalla stanza numero 1. Adesso staremo più attenti. Stanza numero 2, è un po' una palla sto stage, eh. E voilà. Stanza numero 3 ragazzi. Ok. Sparato la testa ragazzi, adesso dobbiamo cercare di non sparare all'ostaggio, perché prima non l'avevo proprio visto, ho fatto un po' a cacchio di cane sinceramente. Bam. 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 Ok ragazzi, missione terminata. Praticamente questa è una cacata di missione. Comunque, pian piano sicuramente servirà, perché se l'hanno fatto sarà sicuramente utile imparare a dosare bene la mira, soprattutto per sparare il nemico alla testa. Ma comunque sia, ragazzi, in questo caso il mirino era automatico, praticamente mi centrava da solo la testa, quindi non ne vedo tanto l'utilizzo al momento. Comunque, e nonostante ciò ho sbagliato lo stesso, poi tra l'altro. Comunque, ragazzi, questa missione finisce qua. Alla prossima volta
penso che se capito in di fare capita che faccio il prossimo video a casa e farò questa tappa qua, dove in realtà è multigiocatore, che in effetti ragazzi anche questa sì, esatto, multigiocatore necessita sicuramente della wifi. E niente ragazzi, grazie del vostro ascolto, ci vediamo alla prossima partita ragazzi, ciao a tutti.